Allora, dunque, qua, ciao a tutti ragazzi, innanzitutto, qua, come vedete, qua c'è il negozio di Never, della sede di Neverwinter. Abbiamo solo 3 pagine. Le valute che richiede sono i gettoni di partecipazione, del successo, del succhiotto, eccetera, eccetera, no? Qui per dire mi dice c'ho 16 gettoni di partecipazione, ma questo negozio non è full, no? Non ci sono tutte le varie pagine qua, dovrebbero essere 5, invece qui ce ne sono solo 3 nel negozio, nella mappa dell'evento. Infatti, se noi andiamo a viaggiare all'enclave, adesso un attimo il tempo che carica. Ciao Davide. Praticamente, innanzitutto vi dico che sto facendo una live e sto registrando sto video dalla live che sto facendo su Twitch. E poi appena finito lo pubblico su YouTube, così lo potete ascoltare come lo state ascoltando. In realtà sto dicendo cagate solo perché c'è la schermata di caricamento e non so cosa dire per non farvi stare così a guardare come dei patacca la schermata di caricamento. Comunque, ecco, siamo all'enclave. Vedete qua? Qua c'è il coso dell'evento, bla bla bla. E qua c'è il famoso negozio che dicevo. Allora, qua, vedete, ci sono le 3 pagine, come là nel negozio all'assedio, però ci sono altre 2 pagine. Taglia del culto. E taglia del culto, no, onorificenze e taglia del culto. Un attimo. In pratica, dicevo, qua per queste 2 pagine qui, adesso raga, un attimo spiego quello che voglio dire e poi leggo la chat. Come vedete, qua su onorificenza c'è stendardo del campione che avrei voluto prendere con il mio chierico healer. Per prendere sto coso, sto manufatto, che oltretutto dovrebbe essere anche svincolabile tramite i gettoni svincolo, chiede la valuta mandato di onorificenza. Il problema qual è? Che facendo le quest giornaliere all'assedio di Neverwinter ci dà invece. In passato ci dava questi qui, una al giorno la si completava la quest e ci dava questi. Con questo aggiornamento che hanno fatto, inserendo questo negozio che farebbe parte di un altro evento, ogni volta che completiamo le quest ci dà questa valuta qui, gettone del successo e gettone della sfida e gettone di partecipazione, quindi non ci dà più. È il mandato di onorificenza, e quindi non ho idea di come poter prendere questa valuta per poter acquistare sto manufatto. Quindi non lo so. Pensavo che magari completando gli eroici magari potesse dare la valuta, ma ne ho fatti abbastanza di eroici in 3 giorni, non la dà. Quindi non lo so. Se sapete qualcosa come prendere sti cosi, fatemelo sapere, perché appunto in passato, quando si completava la quest, dava questa valuta, mandato di onorificenza, mentre adesso dà questa qua, i gettoni del successo e quelle robe lì. Mi fa presagire che sia tutto buggato, sinceramente, perché non ha senso. Questo qui è il negozio di un altro evento, non c'entra nulla, cioè non è mai c'entrato nulla con questo assedio. Quindi niente, questo era un piccolo video per farvi sapere sta cosa. E se sapete come prendere questi mandati di onorificenza, fatemelo sapere nei commenti. Ok? Ciao ciao!